Ok, via. Vai, va. Un punto perso su due guadagnati. Sì, l'abbiamo buttato via perché eravamo avanti 2-0, dovevamo essere ciniche e chiudere la partita 3-0. Però io personalmente ho avuto davvero un calo fisico proprio dopo il secondo set, quindi dovrò lavorare su questo. Poi comunque era qualche partita che non giocavo e è difficile poi entrare in campo con una squadra del genere. Però se state bravissimi a portare a casa la vittoria, questo è l'importante, che ci servono punti, e se state bravi a vincere. Una partita questa che si riproporrà anche nella semifinale di Coppa Italia, ormai tra un mese. Sì, avremo tanto da lavorare, lavoriamo tanto, quindi penso che a quell'appuntamento arriveremo in gran forma, magari anche meglio di oggi, speriamo di... Però se il risultato è lo stesso siamo felici. Al di là della tua forma, che hai avuto un calo fisico appunto nel quarto set, è stata insomma una mancanza di convinzione o un calo fisico anche per le altre? No, da quello che sentivo le ragazze, commenti a fine partita, c'è stato un calo non tanto magari fisico, anche mentale, proprio un blackout, ecco, non so, non neanche un blackout, non so neanche come definirlo, ecco. Però siamo state brave nel tie break a essere a partire forte, perché siamo partiti 8-3, poi dopo ci hanno un po' recuperato, qualche errore forse mio di troppo, ma abbiamo vinto e questo è l'importante. Questa è la prova che questa formazione non merita la classifica che ha, merita qualcosina di più. Non la meritiamo, però siamo lì, quindi dobbiamo lavorare tanto e l'importante è arrivare nei playoff, poi ogni squadra è una partita a sé, quindi noi diciamo che ci piace giocare un po' contro le squadre un po' più forti che hanno ritmo, perché come contro il Club Italia, dove non c'era ritmo, dove era difficile ingranare, noi abbiamo fatto una partitaccia, nonostante abbiamo portato a casa 3 punti. Quindi speriamo di trovare sempre squadre così, ecco. Però niente, l'importante era vincere, come ci siamo detto tutta la settimana, abbiamo fatto riunioni e siamo state brave.